essendo 4R e CSF Rieti, una TV estrema di notizie più incredibili, diciamo. Qui si occupò della frana sulla Salaria in località Arquata del Tronto, riprendendo le foto dai giornali locali. E questa prima immagine era curiosa, ecco, risultava curiosa, ma è stata messa, è stata pubblicata anche una seconda volta, perché sono state date per ben due volte le notizie su questo fatto. E stasera stavo rivedendo questa foto, questi personaggi mi sembrano un po' strani, ecco, cioè nell'aspetto fisico. Soprattutto questo signore è un po' grasso, un po' ben piazzato. Stavo guardando la testa, che sembrava fossero dei capelli bianchi, e con centro un'altra capigliatura più scura. Se non che ho detto, beh, può essere la pietra che è caduta, che ha ancora la parte che era attaccata ad altro sasso, questa coloritura bianca ha voluto che coincidesse con la testa di questo signore. Invece, dall'altra foto, vedo che quel sasso non ha nessuna, questo sasso qui credo sia lo stesso. Questa è un'altra ancora. E questa qua. Non ha quella ghiaccia bianca. E allora ho detto, questo ha un casco, è un marziano. Ecco, andiamo al sodo. E questo qua deve essere lunatico, o marziano per lui. Adesso la foto non è ad alta definizione, ma sembra che anche lui abbia una sorta di scafandro, non lo so, più trasparente. E questi sarebbero i tecnici dell'ANAS, stando alle notizie ufficiali, in quanto i primi ad arrivare in questo luogo sono stati i tecnici dell'ANAS e i geologi. Adesso se è un'apparecchiatura per geologi, visto, io non lo so, fatto sta che è tanto curiosa. Qui abbiamo un'altra inquadratura, sempre un'altra foto. Questi signori portano dei caschi, uno addirittura mi sembra tutto bianco, è sempre lo stesso. Adesso qualcuno vi dirà, sicuramente sarò esagerando un po' troppo, questi astronauti. Vediamo se mi aiuta questa ripresa a capire un po' meglio, ecco. E poi compare un sasso che prima non c'era, è caduto a posteriori, sembra addirittura una macchina. Su questo, insomma, non lo tralasciamo. Qualcuno sa se ci sono basi aliene nelle Marche, che magari devono rientrare, avevano una macchina da un'altra parte. Se avevano una macchina volante che è andata fuori aria, no, fuori strada, e hanno provocato questa frana. I lunatici soprattutto.